Ciao a tutti, come da titolo mi trovo all'Australia Zoo, che è una delle attrazioni principali sulla Sunshine Coast, che è diventato anche molto famoso grazie a Steve Irwin e ai suoi documentari, che però è morto tragicamente nel 2006, appunto durante le registrazioni di uno dei suoi documentari, colpito al cuore dall'aculeo di una pastinaca appunto durante un'immersione. Adesso qui vedete c'è la statua vicino all'entrata. Poi stanno facendo una serie di foto con un riccio australiano. Adesso vi porto con me a vedere tutto quello che c'è da vedere qui. Che il video vi sia piaciuto, il parco come vi dicevo è molto bello e anche particolarmente grande, comunque sia in una giornata si gira
facilmente tutto. Per quanto riguarda lo spettacolo che c'è a mezzogiorno in questo momento al Crocoseum, vi consiglio di arrivare un pochino prima, da potervi appunto scegliere un posto decente, altrimenti arrivate che sono tutti pieni. Io sono arrivata con circa 20 minuti di anticipo ed era già mezzo pieno, soprattutto i posti migliori erano già presi. Comunque sia, non mi è andata male, ero un po' in alto, ma va bene. Qui, oltre ad esserci gli animali tipici australiani, potete anche vedere altri animali, tipo la tigre, le giraffe, eccetera, come avete visto nel video. Detto questo, quindi assolutamente consigliato, avete anche una serie di esperienze che, se volete pagare, potete fare, tipo le foto con il koala, le foto con altri animali, potete tenere, avvicinarvi al cucciolo di tigre, potete cavalcare un cammello, eccetera. Ce ne sono veramente di tutti i tipi, di tutti i generi, per tutti i gusti. Detto questo, il video è finito. Vi ricordo che se vi è piaciuto potete lasciare un like oppure anche condividerlo per far conoscere questa parte dell'Australia anche ai vostri amici. Se avete qualche domanda o qualche curiosità da chiedermi, potete scriverla in un commento e vi risponderò appena possibile. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social, in particolare sono molto attiva su Instagram, Facebook e Twitter, quindi non perdeteveli. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!